Allora, da un punto di vista di introduzione a questo libro, l'autrice inizia citando un po', al di là del motivo per cui comunque ha voluto scrivere questo libro, fa un breve riepilogo della storia e mitologia dal punto di vista dell'archetipo della Grande Madre. E sono cose che bene o male ho già letto in tanti tanti video, come dico, quindi in realtà questo video serve più che altro come riassunto, come riepilogo di cose che comunque abbiamo già visto. La mitologia che diede luogo alla nascita degli dei e delle dee della Grecia deriva dai miti storici. È una mitologia patriarcale che esalta Zeus e gli eroi e riflette lo scontro e l'assoggettamento di popoli le cui religioni erano fondate sulla madre da parte di invasori con divinità e teologie fondate sul padre. Ovviamente adesso, a prescindere dal discorso dei greci, qual è quella religione che ha al centro di tutta la sua teologia un discorso di Dio padre? Ovviamente è il cristianesimo, quindi è vero che lei adesso sta scrivendo questa analisi pensando al discorso dei greci, però in realtà questa analisi è valida anche se dovessimo pensare al discorso del cristianesimo. Marisha Gimbutas, docente di archeologia all'Università di California di Los Angeles, chiama Vecchia Europa la prima civiltà europea. Se risaliamo a 5.000 e forse addirittura 25.000 anni fa, prima della comparsa delle religioni maschili, la vecchia Europa era una cultura matrifocale di popolazioni stanziali pacifiche, amanti delle arti della terra e legate al mare, che adoravano la grande dea. Dati ricavati da reperti provenienti da luoghi di sepoltura mostrano come la vecchia Europa fosse una società stratificata, egualitaria, distrutta da un'invasione di popoli indoeuropei seminomadi che usavano il cavallo e provenivano dalle lontane regioni del nord e dell'est. Questi invasori avevano una cultura patrifocale, un'ideologia orientata verso il cielo, erano mobili, bellicosi e indifferenti all'arte. Gli invasori si consideravano un popolo superiore perché erano riusciti a sottomettere le popolazioni del luogo culturalmente più sviluppate che adoravano la grande dea. Conosciuta sotto molti nomi, fra gli altri, Astarte, Ishtar, Inanna, Nut, Iside, Ashtoreth, Auset, Hathor, Nina, Nammu, Ningal, la grande dea era adorata come forza vitale femminile, profondamente collegata alla natura e alla fertilità, responsabile tanto della creazione quanto della distruzione della vita. Il serpente, la colomba, l'albero e la luna erano i suoi simboli sacri. Ovviamente poi tutti questi simboli sacri, come poi dimostravo nella mia miriade di video, sono stati tutti o pervertiti o rubati dal cristianesimo. Il serpente, ad esempio, è stato demonizzato dal cristianesimo. La colomba è un simbolo che praticamente loro hanno rubato a noi, lo hanno praticamente messo al discorso dello Spirito Santo, in realtà era un simbolo delle divinità femminili come Afrodite o Poupaba. L'albero idem, hanno ad esempio il discorso dell'albero, pensate ai due alberi in Genesi, l'albero del bene e del male, della conoscenza del bene e del male, o l'albero ad esempio dell'immortalità. O anche la luna, ecco, la luna ad esempio che era attributo di tantissime dee che ovviamente poi i cattolici hanno scopiazzato e hanno messo al discorso di Maria. Sono tutti simboli delle divinità femminili. Secondo lo storico e mitologo Robert Graves, l'autore della Dea Bianca, prima dell'affermarsi delle religioni patriarcali, la grande dea era considerata immortale, immutabile e onnipotente. Se aveva degli amanti non era per dare un padre ai suoi figli, ma per il proprio piacere. La paternità non era stata ancora introdotta nel pensiero religioso e non esistevano divinità maschili. Allora, questo è un aspetto abbastanza interessante perché in realtà noi, se andiamo a studiare dei re appartenenti ad esempio al contesto sumero, ancora prima al contesto accadico, come potrebbe essere Sargon, re di Akkad, noi vediamo che questi re si facevano passare non come figli di Dio, ma figli della Dea. E di fatto, molto spesso, anzi quasi sempre, erano figli di sacerdotesse. Quindi, quando ad esempio Sargon, re di Akkad, si fa passare come figlio della Dea e quindi di conseguenza figlio della sacerdotessa, significa che questo monarca maschile sapeva bene, ecco, all'epoca che lui lo diceva, sapeva bene che appunto la sovranità veniva data dalla dea e non da un dio, perché altrimenti si sarebbe fatto passare come figlio di Dio, invece si faceva passare come figlio della dea. Tanto più che invece questo cambiamento del fatto che non ci si faceva più passare come figli della dea,
Ma come figli di Dio noi lo abbiamo soprattutto nel cristianesimo, dove appunto nel cristianesimo il figlio di Dio per eccellenza, il figlio di Dio Padre per eccellenza è proprio Gesù Cristo. Gesù Cristo non si fa mai passare come figlio della Dea o figlio della Madre, ma si fa sempre passare appunto come figlio del Padre, o addirittura figlio dell'uomo. Questo appunto testimonia il passaggio di ideologia, eh. Allora, come abbiamo detto, quindi questi invasori che adoravano questo dio della spada, questo dio celeste, quindi di conseguenza anche un discorso di conquista e di razzia, imposero ai popoli conquistati la propria cultura patriarcale, la propria religione guerriera. Peraltro, questa cosa qui è testimoniata nella Bibbia. Nella Bibbia, infatti, ci sono dozzine di pagine e di eventi dove appunto descrivono questi soldati di Yahweh che, ricordiamolo per chi non lo sapesse o per chi volesse far finta di non saperlo, Yahweh era un dio della guerra, era un dio della guerra e della razzia, non era un dio di pace e di amore. Peraltro all'inizio non era neanche il dio di tutte le tribù di Israele, perché in realtà era un dio legato solamente a una particolare tribù, appunto quella di Isacco, di Abramo, di Isacco e di Giacobbe. Il discorso del culto di Yahweh viene esteso a tutto Israele solo in epoca tarda. Agli inizi era semplicemente un dio locale di quella famiglia lì. Un dio quasi totemico, potremmo dire. Peraltro, in realtà, non solo molto probabilmente agli inizi era un dio della vegetazione spinosa, ma era appunto anche un dio della guerra, quindi un dio della devastazione. Come di fatto poi è chiarissimo, perché in realtà nella Bibbia il Dio Yahweh non solo viene invocato comunque prima della battaglia, prima della strage, ma addirittura lui stesso dà ordine ai suoi soldati, ai suoi profeti, ai suoi condottieri di sterminare, di uccidere, di saccheggiare. Ad esempio, celebre la vicenda, per chi ovviamente legge la Bibbia e per chi non fa finta di niente. È celebre la vicenda a numeri di Mosè che sgozza donne e bambini. Tiene praticamente in vita solo le vergini che poi saranno portate via e finiranno a fare le concubine per i soldati di Yahweh. Ma questo personaggio Mosè lo fa proprio perché gli viene ordinato da questo Dio. Quindi in realtà, appunto, per chi non lo sapesse, noi queste cose le sappiamo anche semplicemente facendo un'analisi alla Bibbia. Perché appunto in realtà il culto di Yahweh è un culto che si è propagandato con la spada, similmente poi comunque al discorso del cristianesimo, al discorso dell'Islam. Sono tutte religioni che si sono propagandate con la spada e quindi ovviamente con la guerra di conquista, con la razzia, con lo sterminio di chi non voleva accettare questo loro culto. Lo fanno i musulmani, ma lo hanno fatto anche i cristiani e molto prima lo facevano gli ebrei, e non a caso queste tre religioni. Al di là del fatto che sono appunto tre religioni tra le più violente in assoluto, ma sono appunto anche tre religioni che si sono sempre fatte strada nel mondo con un discorso di guerra di conquista, guerra santa, la cosiddetta terra promessa, per dire, che appunto costava il genocidio, che appunto costò in realtà il genocidio, ad esempio, dei cananei, per dire, o comunque di altri popoli stanziati lì in quella zona lì, che appunto gli ebrei, seguaci di Yahweh, portarono via quella terra lì, la portarono via questi popoli e ci imposero il culto del solo Yahweh. Allora, abbiamo detto quindi che questi popoli, questi invasori, imposero ai popoli conquistati la propria cultura patriarcale e la propria religione guerriera. La grande dea divenne la consorte sottomessa degli dei portati dagli invasori, e gli attributi e il potere che originariamente appartenevano alla divinità femminile le vennero tolti per essere trasferiti a una divinità maschile. Per la prima volta nei miti apparve la violenza carnale, comparvero rai maschili che uccidevano serpenti, simbolo della grande dea. Avevamo ad esempio visto nel video sul drago, avevamo visto ad esempio che Marduk, uno delle prime divinità maschili patriarcali, aveva appunto ucciso Tiamat. Tiamat era immaginata sotto forma di drago. Il drago non è nient'altro che un serpente celeste che unisce appunto la natura celeste con le ali, alla natura ctonia e terrena del serpente che striscia sulla terra. Quindi in realtà il fatto che Marduk, questo dio patriarcale,
il dio Marduk poi veniva appunto immaginato come un dio guerriero, uccida la dea femminile, che questa dea femminile sotto forma di drago, in realtà lì appunto è un mito che testimonia il passaggio di autorità probabilmente da una classe sacerdotale femminile che gestiva in Babilonia il culto delle divinità ad una classe sacerdotale maschile. E come accade nella mitologia greca, gli attributi, i simboli e il potere che una volta erano investiti in un'unica grande dea vennero ripartiti fra più divinità femminili. La mitologa Jane Harrison osserva come la dea che rappresenta la Grande Madre sia stata frammentata in un certo numero di dee inferiori, a ciascuna delle quali furono riconosciuti attributi che una volta erano stati suoi. A Era spettò il rituale sacro del matrimonio, a Demetra i misteri, ad Atene i serpenti, ad Afrodite le colombe, ad Artemide la funzione della signora della vita selvaggia. Allora, è proprio per questo motivo che in realtà la maggior parte delle dee si assomiglia l'una con l'altra, perché in realtà sono tutti aspetti fratturati di un'unica singola dea. Questo peraltro si può fare comunque anche se fate delle analisi comparate tra l'induismo e le divinità greche, o comunque le divinità norrene o le divinità celtiche, o anche ad esempio le divinità africane. Voi vedrete che ci sono degli aspetti di queste divinità che si ripetono le une con le altre. Ma proprio perché in realtà agli inizi l'idea era unica, c'era un'unica dea. È stata poi ovviamente fratturata in più aspetti che si sono scisse, quindi da qui in poi le dee ad esempio che rappresentavano la verginità, le dee che invece rappresentavano il matrimonio e via dicendo. Secondo Merlin Stone, autore di When God Was a Woman, un libro che io peraltro non ho mai letto, che è stato tradotto penso anche di recente in Italia, che appunto ha come titolo Quando Dio era una donna. La destituzione della grande dea, iniziata dagli invasori indoeuropei, si compì definitivamente con l'avvento delle religioni ebraica, cristiana e musulmana, sorta in seguito. La divinità maschile assunse il posto preminente. La divinità femminile sfumarono sullo sfondo e le donne nella vita sociale subirono la stessa sorte. Marilyn Stone osserva: è lecito chiederci in quale misura la soppressione dei rituali femminili sia stata in realtà la soppressione dei diritti delle donne. Ah, è proprio per questo che io, come dico sempre, nel cristianesimo non esiste un discorso di diritti femminili, ma neanche nell'islam o comunque nell'ebraismo. Non esiste un discorso di diritti femminili, o comunque anche di semplice parità uomo-donna. Ma non esiste perché anche concettualmente queste religioni non riconoscono affatto neanche un discorso di femminilità divina. Cioè, intendiamoci bene, non è che nelle religioni che le riconoscono la femminilità da un punto di vista anche delle dee, delle divinità femminili, non è che siano delle religioni rose e fiori. Ad esempio il paganesimo comunque greco-romano, pur avendo comunque delle divinità femminili, non considerava le donne paritarie agli uomini. O anche ad esempio l'indù, per dire l'induismo. Anche se, come dico, l'induismo in realtà varia molto da zona a zona dell'India. In linea di massima comunque ci sono delle prescrizioni, delle suddivisioni comunque castali che suddividono gli individui in individui che stanno sopra e individui che stanno sotto. Quindi non è comunque una religione democratica, anche se ha comunque un concetto di divinità femminile. Quindi non sto dicendo in generale che nelle religioni che, soprattutto quelle di secoli fa, che comunque riconoscono un discorso di grande madre o di divinità femminile sia tutto rose e fiori. Non sto dicendo questo. Sono religioni che hanno comunque i loro limiti, però in linea di massima c'è da dire che almeno nel discorso del sacerdozio femminile ci sono sicuramente più diritti nel discorso del politeismo, quindi del paganesimo, che non nel discorso del monoteismo, perché il monoteismo non riconosce neanche un discorso di sacerdozio femminile. Perché di conseguenza, perché negando un discorso di divinità femminile, ovviamente da un punto di vista monoteista non c'è neanche il bisogno di avere una sacerdotessa, perché la sacerdotessa rappresenta la dea. Se però queste tre religioni negano che esista una divinità femminile, è ovvio che la sacerdotessa non serve a niente. Esiste, cioè l'unico che veramente serve è il sacerdote, difatti il sacerdote rappresenta un alter Christus. La grande dea veniva adorata come creatrice e distruttrice della vita, responsabile della fertilità e della distruttività della natura, ed esiste ancora come archetipo nell'inconscio collettivo. Ho sentito spesso nelle mie pazienti la presa terribile
la presenza terribile della grande dea, una di esse che si trovava nella fase del puerperio. Si identificava con la dea nel suo aspetto terrificante. Gwen era una giovane donna divenuta psicotica dopo la nascita del figlio. Convinta di aver mangiato il mondo, soffriva di allucinazioni e di depressione. Andava su e giù per l'ospedale disperata, in preda al senso di colpa e al dolore. Quando mi recavo da lei per tenerle compagnia, non faceva che ripetermi di aver inghiottito e distrutto il mondo. Durante la gravidanza si era identificata con la grande dea nel suo aspetto positivo, come creatrice della vita. Ora, dopo il parto, sentiva di essere la grande dea, che aveva il potere di distruggere quanto aveva creato e che in realtà lo aveva fatto. La sua convinzione emotiva era così intensa da non riuscire a vedere che il mondo esisteva ancora. L'archetipo esiste tuttora, anche nel suo aspetto positivo. Così la grande dea che alimenta la vita è l'immagine coltivata da chi è convinto che la propria vita dipenda dal legame con una certa donna, che viene scambiata per la grande dea. Questa fantasia è piuttosto diffusa. Quando poi la perdita di un rapporto di questo tipo è così devastante da portare al suicidio, è segno che quella vita dipendeva letteralmente da essa. Valutando il potere attribuito alla grande dea oggetto di culto, la grande dea archetipa è più potente di qualsiasi altro archetipo, perché è capace di evocare paure irrazionali e di distorcere la realtà. Le dee greche erano meno potenti di lei e le loro funzioni più circoscritte. Ognuno aveva un proprio regno e un potere limitato a quel regno. Anche nella psiche della donna, le dee greche rappresentano forze meno potenti della grande dea, nel senso che il loro potere di sconvolgimento emotivo e di distorsione della realtà è minore. Delle sette dee greche che rappresentano i principali e più comuni modelli archetipici presenti nella donna, Afrodite, Demetra ed Era, dominano prevalentemente il comportamento. Questa, più delle restanti quattro, sono strettamente correlate alla grande dea. Afrodite è una sua versione ridotta nella funzione di dea della fertilità. Demetra lo è nella funzione di grande dea. Era lo è come regina del cielo, ma pur essendo tutta inferiore alla grande dea, ciascuna di esse nella psiche rappresenta una forza istintuale che, come vedremo nei capitoli seguenti, quando esige il dovuto può diventare imperativa. Le donne che vengono agite da qualsiasi degli aspetti che queste tre dee rappresentano devono imparare a resistere, perché eseguire ciecamente i comandi di Afrodite, Demetra o Era può influire in maniera negativa sulla loro vita. Questi archetipi, al pari del loro corrispettivo personificato delle dee dell'antica Grecia, non funzionano nell'interesse delle donne o dei loro rapporti con gli altri, esistono fuori dal tempo e non si preoccupano della realtà della vita di una donna e dei suoi bisogni. Tre dei restanti quattro archetipi, Artemide, Atena e Persefone, erano dee fanciulle che appartenevano alla generazione delle figlie. Della grande madre le divedeva una generazione. Come archetipi sono meno schiaccianti, in maniera conforme alla loro caratteristica di fanciulle, e influenzano soprattutto il modello di carattere. Estia, infine, la più anziana, la più saggia e onorata fra tutte, che rifuggiva da ogni potere, rappresenta una componente spirituale che la donna ebbene rispetti. Allora, direi di avervi letto dall'introduzione, diciamo, le cose, il paragrafo più interessante. Ecco, appunto, tenete presente quindi che comunque la mitologia greca, da un punto di vista di analisi comunque femminile moderna, ha comunque i suoi limiti, perché non dovete mai dimenticare che comunque queste divinità femminili che sono state ideate dai greci riflettevano comunque la mentalità greca relativa alle donne, quindi non potevano che essere o vergini o madri, una delle due. Proprio per questo motivo, secondo me, è utile anche allargare un po' il giro di ricerca e fare questo genere di analisi moderna anche ad esempio ad altre divinità. Magari penso ad esempio delle divinità asiatiche o comunque oceaniane per dire, o comunque indù per dire, che in realtà possiedono degli aspetti che mancano alle dee dell'antica Grecia. Per dire, ad esempio, una dea indù che non è riscontrabile nel pantheon greco, o comunque nel pantheon romano, è Dumavati, che appunto rappresenta la dea vecchia, la dea vedova, che è un archetipo che appunto può essere utile, in realtà può avere molto da dire alle donne anziane. Oppure, ad esempio, una donna che cercasse, ad esempio, un modello di dea guerriera, ma che non sia una dea mascolina, come ad esempio Artemide, che in realtà è una dea molto mascolina,
Potrebbe ad esempio essere più a suo agio con Durga. Durga è una dea indù che è guerriera, però in realtà è molto femminile, è tutta ghindata ad esempio con i gioielli o con delle vesti bellissime, quindi non è un aspetto comunque mascolino. Per dire, ecco, vi ho fatto un po' questi esempi. Ad esempio una donna che potrebbe voler migliorare un po' il rapporto con se stessa. Dal punto di vista corporale, più che magari non legarsi ad Afrodite, che comunque Afrodite si porta dietro un po' questo discorso, questa impronta sinistra, del discorso che è comunque una sessualità femminile, che viene pensata per soddisfare i bisogni maschili. Potrebbe, ad esempio, sentirsi più a suo agio, ad esempio, con una dea come Lakshmi, che rappresenta anche lei una dea, la dea della bellezza e della prosperità, però rispetto ad Afrodite, da un punto di vista mitologico, non è una dea, che comunque, sia pensata da un punto di vista di soddisfazione dei bisogni carnali maschili, mentre invece Afrodite, essendo appunto stata comunque pensata dagli uomini, i miti sono stati scritti dagli uomini, è comunque una dea abbastanza frivola che ha comunque questi suoi lati da seduttrice, però una seduttrice un po'. Cioè non è una seduttrice che ha carisma, è semplicemente tutta apparenza, ecco, è un po' questa vamp bambolona che potrebbe andare un po' stretta, ad esempio, ad una donna che in realtà voglia migliorare se stessa da un punto di vista corporale, di autostima corporale. Ma senza diventare una specie di bambola di silicone, voglio dire, restando un pochino più, con un pochino più di autonomia personale, quindi sicuramente un modello come Lakshmi è molto più appropriato. Niente, vi ho giusto detto comunque così qualche integrazione che si può fare comunque a questa lettura. Quindi il mio consiglio è proprio quello di ricercare questo libro, quindi provate a vedere se nelle biblioteche lo trovate. Ad ogni modo, se non riusciste a trovarlo, sappiate che io ho già fatto uscire una breve recensione a questo libro, quindi comunque nel mio PDF trovate già una traccia scritta che potrebbe comunque esservi utile. E ad ogni modo posso sempre comunque farvi delle videoletture, nel senso che, ripeto, se c'è comunque un aspetto che volete approfondire da un punto di vista caratteriale, io resto comunque disposta a leggervi gli stralci più importanti. Allora, niente, detto questo concludo il video. Ringrazio ovviamente la mia amica che mi ha regalato questo video, cioè che mi ha regalato questo libro, che così appunto ho potuto farci un video di recensione. E ovviamente è un libro che comunque, tra virgolette, poi passa un po' a tutte, quindi non solo a me, ma anche a tutte le donne che lo vorranno comunque leggere e visionare, basta che appunto me lo facciano sapere. Che io vi passo i riferimenti concettuali, ve li passo volentieri, quindi in realtà poi il merito è anche appunto della mia amica che me l'ha fatto avere questo libro. Perché io tra l'altro questo libro qua non l'ho mai visto ai mercatini dell'usato, è proprio comunque uno di quei libri che devi proprio andare a acquistare nelle biblioteche speciali, nelle librerie specializzate. Allora, niente, lo concludo qui. Ricordo che invece se siete uomini sappiate che di questa autrice, Jeanne Bolen, lei ha fatto lo stesso tipo di lavoro, di analisi, anche per voi. Quindi, invece di leggere questo libro, vabbè, potete leggerlo, però non è pensato per voi, è pensato ovviamente per le donne. Magari, appunto, in realtà un uomo se dovesse leggere questo libro lo potrebbe trovare anche noioso, perché alla fin fine non sta parlando per lui, a lui magari potrebbe servire magari per conoscere meglio le donne, ecco, magari se volete farla come lettura, magari per conoscere meglio certi aspetti del femminile, vabbè, potete benissimo farla, male non fa. Però comunque non è un libro che potrebbe essere utile per la vostra crescita psicofisica. Il mio consiglio è piuttosto di andare a cercare l'altro libro che questa autrice ha fatto, che è Gli dèi dentro l'uomo, che penso che comunque sia uscito sempre per questa casa editrice, che è l'Astrolabio. Quindi comunque se vedete che questo lavoro potrebbe essere interessante da fare anche per voi su archetipi maschili, ricercate l'altro libro dell'autrice, che io comunque non ho visionato, però provate appunto a dargli un'occhiata, perché sicuramente lo troverete più utile rispetto a questo libro qui, che è scritto proprio solamente per le donne. Niente, concludo qui. Spero che sia stata una videolettura interessante e ringrazio le persone che l'hanno ascoltata.
Ok.